io direi che possiamo iniziare col gioco. Via! Allora, eccoci qua. Siamo pronti. Continuiamo. Nelle puntate precedenti. Nelle puntate precedenti. Mamma mia, quanto mi sto confondendo col telefilm ora. Ricordiamo a tutta la chat che può tranquillamente interagire, fare le scelte con noi. E se si va in parità, la scelta della chat vale doppio. Non ho fatto in tempo a programmarla. La stavo programmando io, ma non ho fatto in tempo col trasloco. Sfortunatamente. La prossima volta ce l'avremo sicuro l'app. Figli, fratelli. Ma è Arlen e Ryan. I'm not the one we need to worry about. Figa Maya. Allora, è una tosta o sta diventando debole? Vabbè, è una vecchietta e ha fatto la sua età, lei. Sta diventando debole? Io voto non B. Non ha messo in pratica. Sta diventando debole. Ma dato che scivolò vota Y, il voto della chat vale doppio nel caso di pareggio, quindi via. Sì, ma scivolò. Don't tell her I said this, but Khan's the toughest person I know. I think the bullet just made her mad. Tough or not, she's going to need help soon. Ah, è stata sparata! Ok, dai. Vabbè, fessorie. I'll figure something out. I know you will. Ok. Ho risato. Motherfuckers! Shouldn't be possible! ETA, 8 minutes! They must have increased their burn this time. Ma stiamo scappando da qualcuno. Ah, sì! Sì, pirati lì. Pirates? Fucking animals. We need to do something about your arm. Virgil has the medbay prepped and ready. It's fine. Hardly hurts anymore. Ma lei perché si era fatta male? Come? Cox? Le aveva sparato... No, Cox ha preso la pistola per sparare a noi. Ah, è vero. Infection's gonna be the least of my problems. Questo lo pensi tu? Ipsino, ragazzi, cosa farebbe Cox? Cosa facciamo? A cosa farebbe Cox? Effettivamente che lo volevo pure buttare fuori. In teoria potremmo andarglielo anche a chiedere. Ce l'abbiamo. Ah, ma forse effettivamente quello succede. E forse per questo, sì, potremmo andarglielo a chiedere al momento che l'abbiamo salvato. Non lo so. Però non vorrei prendere la... Non lo so, io direi che... La prima decisione che facciamo, sì. La prima decisione che prendiamo è già ci affidiamo... Quindi abbiamo una potenza di fuoco inferiore, siamo quasi a corto di carburante. A meno che non escagitiamo presto un piano per seminarli, l'infezione sarà l'ultimo dei miei problemi. I don't know. Fidarsi 100% a lui... Però comunque lui è quello che ne sa, è stato capitano per una fracca di anni. Beh, allora, diciamo che da un punto di vista lui si vuole salvare, quindi... E vuole salvare anche noi. Sì. A meno che non conosca quei pirati. A meno che... Esatto, a meno che, esatto. No, allora Y. Sì, io... Adesso. Più che a altro... meno che non voglia sfruttare la situazione per... Ma io più che altro la prima scelta da capitano non farei la scelta da capitano di un altro. Solo quello. È una perdita di posto, praticamente. Allora, io voto Y. Io ho il tasto sinistro del mouse. In teoria almeno al loro intermediario capo lo conosce e sicuramente. Però ho paura ancora, voglia sfruttare questa conoscenza per poi mettercelo nel di dietro. A babordo, non un giorno, a poppa. A poppa. Quindi è andata per Y? Y è 1. Tribordo a destra. Babordo a sinistra. È a destra. Estiva. Sì, tribordo a destra, babordo a sinistra. Dritta e dritto. Davanti. No, tutta dritta e davanti. È la prua, è vero. È la prua, ok, vai. Quindi noi andiamo di Y. Via. Sì. What do you think we should do? What do I think we should do? Besides find ourselves a captain and others and make decisions? I was asking your opinion. No, è giusto, ha ragione Drummer. Is that there is no good option.
Whatever you choose will be wrong. And it's grande. Your fucking job to choose, Captain. Ha ragione. Ha assolutamente ragione. No, mi sta veramente sui testicoli. Beh, ma cosa vuole dire, scusami? Non deve dire niente, sei zitto. È stata pure sparata, poraccia. Meno male che è stata colpita lei. It's a ship's graveyard. Debris field. Cotton orbit. Ok, facciamo finta di essere rotti. There's nothing registered. No, ci nascondiamo. How do you know? Back when I was in CRN, there were reports of a proxy battle right around here with UNN forces. Never confirmed, but seemed legit. Or much more likely, it's some solar backscatter, radiation cluttering, or any other fucking thing. Allora. Quanto è stata grande cosa? Il combattimento, credo. Il combattimento. Io direi quanto è stato grande. Sì, dai, se non ci fidiamo neanche della nostra crash, gli ci dobbiamo fidare, perdonatemi. E di Khan no, e di Cox no, e Virgil no, e Ryan e Verapamil lì no. Non ci fidiamo di nessuno. Verapamil? Che ne so, un calcio antagonista. Non mi ricordo il nome di quell'altro. Io direi Rayman, quanto è stato grande, direi la B, ragazzi. Dai, andiamo di B. Siamo 2B? Sì. Ma io l'ho detto subito quanto è stata grande. Andiamo, let's go. How large was this battle? Large enough for a pissant ensign like me to hear about it. I'd guess nearly a dozen ships. New plan. We run for cover in there. Ma di che siamo bravi? Di, diccelo. Won't work, boss man. If we break their lock, they'll be able to track our drive plume. There won't be a drive plume. We burn hard for here first, then cut engine and turn into orbit. Let it carry us around until we land in the debris. Slingshot, fuck yes! Could work, if there is actually something there. Stations! Con! Brava. On my word, loose a PDC volley, then turn and burn. Ma sta sparando o... Ah, sì. Sì. Oh. Oh no. Ok. Questi sono chiamati, sono i colpi che vengono tirati. Si usano anche negli aerei moderni, in quelli del giorno d'oggi, che servono appunto per far seguire la traccia di calore ai missili sbagliata e di colpirli per strada. Per farli esplodere prima che colpisca. Non mi ricordo il nome preciso. Bello. Abbiamo ragione. Abbiamo fatto bene a lasciargli la gamba a Ryan. Sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. A meno che... è vero, c'era anche Ryan che rischiava di perdere la gamba. Me ne ero dimenticata. L'abbiamo detto nel riassuntone. Ryan è simpatico. Dai, ti prego, fammi guidare la nave. No, sei il capitano, non il pilota. Oh no. Ti prego, fammi guidare il pilota come si pilota la nave. Ti prego, fai morire il pilota così possiamo pilotare noi la nave. Basta, possiamo ucciderla o buttarla nello spazio. Beh, basta che non le curiamo l'infezione. Ci penserà. La vita. Penseranno i Cocco Bacilli. It's shit pirates! You did it, boss man! Fucking legend! Quiet! Sono i Peaky Blinders questi. Oh, quel che fa? Ah. Voleva dare fuoco alla nave, cos'è? Sì, non ho capito, mi sono spaventato un sacco. Il boom di... Oh no. Scivolò era una profezia. Sei andati. Via dei segnali. Accelerate il battito cardiaco. O accendete un accendino vicino alla postazione con più cavi in assoluto.
Mi sembrano tutte buone cose da fare. We don't have much time. The pirates are searching for us and we can't run again without more fuel and reaction mass. Arlen? Baratna and I will head out and start scanning. Captain, I'm prepped for surgery as soon as Khan is ready. Tell that waste of oxygen I wouldn't be needing surgery if he didn't freak out the first time. I'm still here. Beh, almeno l'hai sentito. È tutto ciò che abbiamo, ragazzi. Il medico è importante terselo vicino, eh. Andrà tutto bene. Manteniamo la calma. Mizzi, che scivolò, ti sei preso il VR. Quale, l'Oculus? Virgil won't let you down. The prosthetic is ready. Is the, patient? Fine. But you're staying to make sure Dr. Dipshit doesn't cut off the wrong arm. Gli vuole tagliare proprio tutto il braccio. Non hanno mai sentito parlare di punti? Non ci sei tu su quella nave, Michele. Deus gracias. Quindi abbiamo il pilota invalido? E quindi pilotiamo noi la nave? Hai visto? È successo. Non è morta, ma manca tantissimo. Campo di detriti, vicino a un corpo orbitale, cimitero delle navi. Il quest è quello per PlayStation 5, giusto? Scanners, I'm picking up any signs of fuel. Keep looking. Meantime, I'll go for the reaction mass. Ok, cerca la massa. Ah, io l'altra volta non ho fatto il tutorial di come funziona questa cosa. What about Earth and Mars so worked up? And what's a Belter ship doing in the middle of it? Who knows? Hopefully they all got some reaction mass on board, though. Comunque mi sembra molto carina la grafica di questo. Lo è. È più recente degli altri. È uscito... È l'ultimo uscito. Sì, siamo ancora usciti al terzo episodio. Non è ancora finito. Sì, sì, sì. Ah, ecco. No, perché mi sembra molto meglio. Graficamente. Giri troppo poco. Sì. Abbiamo poca nausea. Indoteare di più. Cioè, non ce la puoi fare, Michele. Devi girare di più. Perché devo girare di più? È perché ti devi mettere dritto, ecco. Della vernice rossa. Interessante. Su, guarda sempre il soffitto. È vero, qui non c'è il sopra, non c'è un sotto. C'è il sotto sopra. Sotto, c'è il sottofitto. Ok. Vabbè. Non dovrò andare da qua, okay. Immagino, quindi. Scusate. C'è il contro soffitto. Ok, è semplice da manovrare comunque. Porta, esaminiamola. Damn. Da dove porta? Last doors to the Laguna locked down. Not sure if there's a way to open them. Always a way through. If you got enough explosives. Go check out the other ships. I'll see what I can rig up. You want to use explosives to blast through a blast door. Dovrebbe funzionare. Guess that could work. Infatti. Non fa ridere però in italiano questa cosa. Sì. Non c'era il gioco di parole. No. Blast door. Can't even tell which ship is which. It's all blasted to Falota. There's definitely more scrap here than a few ships can account for. Maya was right. This was a full-on proxy battle. With a Belter ship at the center. Ma loro sono cinturini, giusto? Sono un po' di centuriani, un po' di marziani e dei terrestri. Ci sono due uno, mi sa. Che noi ora, avendo visto la prima puntata, sappiamo cos'è un centuriano. Esatto. Oltre ad averci spiegato Kane Stark. Voi lo sapete, io non mi ricordo nulla. Anche perché sono non ho visto quelli... la serie. Sono le persone nate nello spazio. Nella cintura di Orione? Sì, inviati dai terrestri per durante la colonizzazione, tipo. Sì, quindi sono la manodopera che manda le risorse alla Terra. E poi ci sono i marziani.
È l'impero di Marte che punta a conquistare tutto. Che sarebbe, penso, la prima colonia. C'è anche la Luna che è alleata della Terra. Questo è tipo la postazione della, del VR che si è appena presa scivolo. Figo. Allora, prima di chiamare Arlen e Ryan, guardiamo. Were they planning for an interrogation? Then why'd they start shooting? Scusa, che cosa ha scritto? Were they planning for an interrogation? Safe Synapse Technology? Questo serve per togliere i ricordi dalla mente? No, penso per sia una specie di siero della verità. Forse per farti ricordare le cose? Farmaci per la concentrazione. Ryan. The Martian ship had focus drugs on board. Must have wanted to question someone. I hate those things. Rayon and I got busted by the MCR in once. Didn't think I'd leave that interrogation room alive. Watching that Martian's eyes go all weird. Last time we ever stole anything on Vesta, had to move to Ceres and start stealing there. Cerere sarebbe la stazione della cintura, la capitale praticamente del porto. Non è anche una delle luve? No, non è una. Sì, è una delle luna. Sì. Non mi ricordo sono se è di Giove, però una luna. E Cerere? Sì, non mi ricordo se è di Saturno o di Giove, però forse hai ragione tu. C'era non Cerere. Non ricordo. Titano pure, c'è cioè Titano. Bisogna sì, fare passo di geografia astronomica. Non ci ricordavamo manco il nome della materia qua. Munizioni ad autopropulsione? Hopefully won't need these anytime soon. Shhh, una pistola. After this week. Maybe keep them close by. Ho azzeccato subito la zona giusta, quindi vado dall'altro lato. Mad Bay, ma vedi che questo è proprio come Among Us? Vabbè, ma è come una stazione spaziale. Anche questo è vero. Andiamo in navigation. Qui che c'è? Testa troppo grossa. Ora che hai ricevuto le nuove informazioni, voglio ripetere, le condizioni di vittoria rimangono le stesse. La cintura, le navi della cintura di Legin devono essere intercettate e tutta la tecnologia rubata riportata in possesso dell'MCRM. Ovviamente Steel ha ancora tutta la flotta, quando abbiamo iniziato era soltanto una cruiser. Questo era prima che l'UNN iniziasse a mettere il naso ovunque. Noi non ci aspettiamo che ricevano rinforzi dalla Shem, e la Shem l'abbiamo già sentita nominare, ma dobbiamo essere pronti. E quali sono i miei ordini se nel caso la Shem dovesse ingaggiare battaglia insieme alle Gin? Dobbiamo... Dobbiamo tagliare i nostri... Oppure ci blocchi le nostre intercettazioni. Il vostro obiettivo primario è quello di riprendere i fuggiti, mantenere i fuggitivi e la tecnologia rubata, ma in realtà se la Shem inizia un combattimento avrei l'opportunità di rispondere nella stessa maniera. Non perderei un'opportunità del genere se fossi in te. Wow! Questa missione diventa sempre più interessante. So the MCRM was chasing the Beltas because they stole something. Only need one ship to chase someone. Why they bring a whole fleet? Ego o LFNU? L'FNU mi sa che è tipo la congregazione, cosa del genere. Quindi okay. Tipo o i comandi, cioè ho il comandante che ci ha ordinato di fare questa cosa. L'FNU non mi ricordo che cosa, se è marziana, cinturiana o terrestre. Mi sa che è Federazione Nazioni Unite, quindi tipo Terra e Luna o Terra e Marte. Oppure Lego. La Y sarebbe Lego, la B sarebbe l'FNU. No, l'FNU non era quella che aveva anche un altro nome. No, l'USS. E mi ricordi, ti ricordi che sì, all'inizio l'SS, c'era l'ISS. Sì. No, è un'altra. L'FNU, la Federazione delle Nazioni Unite, mi sa. Non ci raccapezzo più. Vabbè, secondo non me so, si porta c'è questa scelta purtroppo. Non la so fare, secondo me quindi... si porta la flotta perché gli è stato ordinato. Un secondo, vi seguo però. Io concordo con te, Michele, perché mi sono proprio persa. The Martians didn't want the UNN to intercept the stolen tech first. They sent a fleet to keep them away. And the UNN reacted the way they always do, with guns. It's... Oh. Ok, quindi l'FNU sarà misa terra... Terra Luna, sì. Scusa, ma posso guardare un po' le stelle? Once the Inners caught up to the Beltas, it was over in minutes. Vabbè, mi rilancio giù.
così. Giusto. Oppure sali su. O vado a destra, in questo caso a sinistra. Boom! Boom! Mitico! Ma trappola! And its name is John Cena. Ma benvenuto, ciao, Harry, grazie mille per il per l'abbonamento. Ma perché non venite a giocare con noi? Vuoi partecipare anche tu alle scelte di The Expanse? Soprattutto come sta? Allora, noi dovremmo andare dritti. Ma dai, non puoi dare ancora delle Expanse, però. Expanse potrebbe essere il tuo gioco. Prima avevi la panza, quindi Expanse. Comunque, vi devo dare una notizia grandissima, perdo un minuto. Hanno aggiunto la possibilità su Baldur's Gate di cacciare via i membri del party multiplayer custom. Quindi ora vedo un attimo come funziona. E nel caso si potrebbero aggiungere giocatori della nostra campagna in alcuni momenti al posto degli Origin. Tipo nel momento di esplorazione, cose del genere. Bello. Poi si possono mandare via i custom, perché prima non si potevano tirar fuori, quindi rimanevamo senza Origin. Oddio, Shiola dice che deve uccidere Isabel, perché? Aia, perché lui forse sarà un devoto di Char. Cosa devo fare? Qui su The Expanse stiamo semplicemente seguendo un film, facendo noi le scelte, e quindi puoi tranquillamente votare insieme a noi. Potete venire in chiamata, voi che siete veri flagelli, oppure semplicemente votare in chat. Vero. Flagelli. Dark Hughes vuole uccidere tutti, o strappare le mani. C'è della macchina nel caffè, penso sia una cosa molto importante da vedere. Typical Ineos. Travel all the way out here, yet can't break free from their peppy plant extract. Okay. Flagelli di Dio. Fotografia. Some people don't have anything real to care about. Come? È una foto di calcio. Se qualcuno piaceva lo sport, gli piaceva lo sport. Some people don't have anything real. Magari to care il figlio. About. Magari era lui da giovane. Ah, quindi metà del team di sviluppo è stato fatto per fargli fare questa interazione. Ok, va bene. Praticamente sì. Anche mancarlo, manco prenderlo. Virgil will probably appreciate these mushrooms. Ah, noi troviamo roba di recupero se esploriamo. Sì. Quindi per il cibo che ad esempio abbiamo tirato fuori. Ci fidiamo di Virgil, ragazzi? Sì, Y, B, non ne sono sicuro. Io sì. Io mi fiderei di Virgil. In realtà mi sa che era tipo la talpa, pensavo fosse la talpa. Aspetta, chi è Virgil? Il medico. È il medico, no? Sì. Mm-hmm. Ah, sì, dai, ci fidiamo. Ci fidiamo? Y tutti, ragazzi? Sì. E siamo tre. Si va di cosa? Ah, ora ho capito, follettino, chi è. No, non lo dirò in chat perché Mucosoluba non conosce la storia di Dark Hero. allora ok, buon divertimento. Raga, vado a mangiare una minestrina e poi magari mi rimetto al PC. Grazie mille, Telltale. Grazie mille, Trappola. Ci vediamo dopo. Buona cena. Grazie, Trappola, dopo. Sì. Virgil's a smart man. And a reliable medic. Until he got our pilot shot, you mean? Stiamo parlando bene un po' di tutti, eh? Non è da noi. Vogliamo iniziare ad odiare tutti? Come sempre, no? Sì, lo fa. No, di solito ci facciamo odiare, non siamo noi che odiamo. Ah, è vero, cerchiamo di farci tutti amici, ma non funziona mai. Ma The Wolf Among Us 2 quando esce? Non lo so. Michè, cerchiamo di farci tutti amici, e gli unici amici che ci facciamo sono quelli che ci vogliamo fare. Stupid Inyas, they never know when to quit. No, ma Isobel la conosciamo, fortunatamente, quindi. Minchia, comunque ti ci perdi, che è una bellezza qui, eh? Ma raddrizzati che sei storto. Ok. Va bene. Lo facevo apposta. Maya is always complaining about the tools in the engineering bay. Maybe an MCR model would cheer her up. Attrezzo, la MR. Non sapevano come chiamarlo, sostanzialmente. Attrezzo. I'm sure Khan will be fine. But it wouldn't hurt to check on. Ah, questa sarebbe la zona per. Don't want to interrupt, but how is everything down there? The
The auto doc kept us on track, but Virgil had to do some of the larger incisions himself. Khan will be out for a while. When she wakes up, we'll try to attach the prosthetic and... Madonna mia! What the... Col martello? Oye, Maya! Shit. C'è il batterista. Io tornerei sulla nave. No, no, sta semplicemente medicando. Ma non è che sono arrivati... No, sono stati attaccati, quindi... No, ci avrebbero avvisato. Poi abbiamo ancora la nave spenta, dovremmo essere proprio stronzi. Non è che si può passare qua sopra? No. Comunque le tacchette sono diventate 4. Non penso... so da quanto tempo sono 4. Penso che sia in base al punto in cui arrivi. Per farti tipo credere che stia passando il tempo. Questa cosa è molto carina. Found some reaction mass. Toss it to me. I will store it. Gli la stai sparando addosso? L'ha mancata. L'ha mancata, sicuro. Ecco qua. Nice toss, Cap. You probably noticed me Baratna has been a little edgy lately. Ah, il fratello Arlen. Ray, your brother has been an angry Pashang Wallow since my first day on board. This is different. He's got the shakes. It's the pixie dust. But he's been clean for almost a year. He takes some meds that help keep him straight, but... But we haven't done a supply run in weeks. Yeah. Ran out of toxiperidone 3 days ago. Don't worry, boss man. He'll be fine. He's tough. Non abbiamo trovato l'altra volta il cristallo per il medico, vero? Non mi ricordo di che cristallo stai parlando. Con i funghi non possiamo fare nulla? No, ok, allora in questo gioco ci sono delle quest secondarie che puoi fare e non fare. Tipo nel primo episodio c'era prendere il cristallo, adesso è trovare la medicina per Arlen. How's that leg doing? Quindi dovremmo cercare quella cosa prima di uscire, credo. Thanks again for saving it, Cap. A little sore. It should be gone entirely. Unless you think we can eat it. Or use it as a torpedo. Because we may have to. With how low our supplies are. We'll figure something out. Ma forse c'è una zona quando siamo venuti qua che non ho esplorato. Non abbiamo una specie di mappa, vero? No, niente. Nisba. Ok. Bello. Ah, sono andato sotto sopra. Tempo, più bello. Raddrizzati. Aspetta, non è così facile. Aspetta, eccomi qua. Qua ci siamo già passati, no? Sì. I tavolini me li ricordo, però non so. Sì, che... siamo venuti da qua noi. Ma avevi letto Med Bay a un certo punto, no? Io, sì. Dov'era? La macchina per caffè. Chi se lo ricordo. Era verso l'inizio. Cioè, mi sto godendo tu che giri. Forse di qua. Qui è tutto chiuso. È tutto uguale, quello è il problema. Allora, noi dobbiamo andare da qua per andare avanti. Messol. Med Bay, sopra, Med sopra, Bay. Sopra. Era lì sopra. Era sopra. Dove te l'hai trazzi? Sopra, c'era. Fidati. Eccolo, quella scritta che si vede in lontananza. Fidati dei flagelli, dei coccobacilli. Mi fido. Anche dei flagelli, ovviamente. Non sono questi. Ah, ma da qui eravamo passati. Sì. Siamo venuti da qui. E non c'era niente. Ah, corre, che brava. Ecco, questo significa che devi stare a terra. Non per evitare mal di pancia, giusto? No. Ah, c'è un'altra nave che possiamo andare a visitare, andiamo. Belli questi musei spaziali. Cimiteri più che altro. Oggi è pure la prima domenica del mese. E entriamo qui? Gratis. Gratis, sì, non c'è nemmeno fila, guarda. Vogliamo entrare qui invece di in quell'altra? Ma sì, giriamo le questa è più bella. Guarda che bella pavimentazione che c'è. Ah, ci siamo passati anche da qui. Sì, c'era la macchia di vernice. Any progress on getting this door open? You can't rush.
embarrass an artist with his work, drama. Especially not when explosives are involved. You should know that more than anyone. Cosa dovrebbe voler dire? O fallo e basta. Cioè, ci sta dicendo che siamo dei... che abbiamo fatto qualche esplodere qualcosa? Io direi B, fallo e basta. Sì, sì. Imponiamoci. Sì, sì, siamo i capitani. If I was the one trying to blow this door, it would be open already. Yeah, yeah. Ah, Ren è quello un po' scazzato per colpa dell'overdose, non dell'overdose, della astemia. Sì? Astemia. No, non è astemia. Quando non prendi la droga per un po'? Astemio. No. Ragazzi. Astinenza. Astinenza, grazie. Ah, ok, posso andare a dormire, buonanotte. Oh no, ma si può camminare così? Sì. Direttamente sul muro? Sì. Che cosa mi hai appena detto? Non ovunque, ovviamente. Puoi correre sul muro? Vediamo. Sì. Direxo, posso anche andare. Però, sì, però si bugga il fare, gioco. Puoi fare il cricetino, ovviamente, vai. Andiamo. No. Seguiamo il filo rosso. Dovremmo andare al lato opposto, quindi stiamo andando nel lato giusto. Questa mi sembra una med bay pure. Scusi, porta. O due. Sì, questa è assolutamente un'altra cosa medica. Ecco qua, tavolo chirurgico. Chiamiamo Maya. Maya? Status report? Fire the torpedoes! Get those sons of bitches a welcome! Ecco. Ah, l'anestesia. È arrivato. Oh no, avevo pensato a scrivere. Sì, l'anestesia. Ok, che è il patto. Sono tornati i pirati? O perché Khan è arrabbiata? Y non sono tornati i pirati, B perché Khan è arrabbiata. Io avrei votato la Y perché è la mia reazione più naturale. Io direi B. Aspettiamo un attimo. Comunque, noi, essendo un po' nell'ambiente, sappiamo che è l'anestesia che fa sti danni. Ho visto slatentizzare cose terribili che non risvegliamo al fatto. Comunque, ciao ragazzi, sono un flagello, io voto Y e non vediamo B. E il voto nella chat è conta. Why is she so angry? Something about bogeys on the radar. She's a little woozy from anesthesia. I hope she passes out again. I'm gonna draw on her face. Ragazzi, c'è un'emergenza ai fornelli, torno subito. Vai. Devo continuare. Sì, sì, io esploro la nave adesso in giù. Sì, Michele ora continuerà solamente a girare al posto di andare avanti. Non è vero. Sì. Io voglio trovare la medicina, perché l'altra volta non l'abbiamo trovata. Ma sta dentro la nave, non fuori. Ma non sei andato in fondo a quella stanza? Quale? Le fate tutte. Dritto, lì. Qua? Qua, dritto. Noi siamo arrivati da qua. Abbiamo seguito il filo rosso ed era chiuso. Ok, dall'altro lato invece, in fondo? Qua? Sì. Non c'è niente, è finita la nave. No, a sinistra, non qua. Si rompe qua dentro, mannaggia. E qui a sinistra. E questo destra. A sinistra. No, vai a destra. Non c'è più niente. No, destra, vabbè. Mucus, da destra dove siamo venuti? Abbiamo fatto il giro tondo. E dove stavo andando? Qua. E dove stavo andando? Vedi che qui c'è il filo rosso. Stavo andando di qua. Ma se faccio morire Jaira, penso che ti si metta contro tutto il villaggio. Proprio tutto. Sì. Ok ragazzi, emergenza risotto. Ho pensato mentre venivo. Bello. Does not contain. È senza bastoncini. Ci devo infilare del bastoncino. Ah, perché praticamente i bastoncini sono l'olio di palma adesso. Sì. Bastoncini. Vabbè, avete trovato qualcosa nel frattempo? No. Solo questo, ok. Io dicevo a Michele di andare dove voleva andare e lui continuava a girare intorno. Per dire, sì, ma infatti devo andare là. Con surgery. Hope she doesn't regret that now. Is everything okay,
She just said, we've been boarded. And now she's wandering around looking for intruders. So, everything's fine. No che non va bene, non deve vagare. No che non va bene, B. Certo che sì, Y. In pratica, questa qui sta in preda al post-anestesia. Quindi sta avendo allucinazioni, in realtà sono, non sono vere e proprie allucinazioni, sono pseudo-allucinazioni perché si basa su effetti che esistono davvero. Una diversa interpretazione. Il problema è che poi scopriremo che in realtà siamo stati abbordati. Siamo tutti morti. Mugu, sei il problema? Vabbè, io voto... E dovrebbero tenerla ferma. Quindi certo che no è la B, certo che sì, la Y. Cioè, certo che sì, lasciatela, che... Ok. Lasciatela libera di vagare nella sua nave. Ok. B... Io voto B. Anch'io voto B. I bastoncini erano così buoni da far perdere la testa, ci scivolò. Erano proprio spaziali. Spaziali. Allora vince la B. Maya, this is Khan we're talking about. No one knows what she's capable of. You need to hide. First of all, fuck you. Second of all, she's gonna hurt herself if she... Wait. Hey there! Do you wanna lie Madonna down Sandra, for a veramente. Do you wanna fucking die?! Okay. Oh no. Earthers love their oceans. Too bad they destroyed them all. Cox, I need you to tell me everything you know about this Toussaint and the Europa's being. They're pirates, what's to tell? Helpful as always. I'll leave you to enjoy the brig. Wait, wait. Is Khan, I mean, how is she? She'll live. Ma non è che... No thanks to you. I don't know. Or that hothead Virgil. He's the one who lunged in and made the gun go off. Which was in response to you provoking him. You seem to say that he was hiding something from us. Maybe. Let me out of here and talk about it. Sì, vabbè, ma lo buttiamo nello spazio questo. Must be the captain. Già. Very proud of his connections to the UN and brass. The UN lo chiamano, ma è FNU. Sono due cooperazioni, cooperazione la Scemi e l'FNU. Ma dato che sappiamo che vuole prendere la tecnologia di Marte, saranno terrestri lunatici, lunari? Lunatici. Capitano Garcia, il Consiglio di Sicurezza è stato avvisato della tua situazione. Ci stiamo dirigendo tutte le forze di Alashemi nel raggio per convergere alla locazione di intercettazione. Comanderai tu la flotta. Oh mio Dio, ma si sentono davvero i botti? Che botti? Una flotta? Io immaginavo che stessimo semplicemente... Ah, ma c'è l'italiano! Pensavo dovessimo semplicemente spennare qualche polletto finito fuori rotta. Ci stiamo proteggendo nel caso di un intervento della Annansec, che non so cosa sia. A quanto pare quei centuriani sono sfuggiti con della tecnologia marziana. Oh, capisco, riguardo ancora i centuriani... O volete solo infliggere un po' di dolore su Marte? Capitano, devo cercare qualcun altro per questo lavoro? Sottosegretario Erringwright, quindi probabilmente qualcuno di grosso. Col cazzo, voglio solo sapere in che direzione devo sparare. Sequestrerò quella nave centuriana e lo rinfaccerò all'RSM lungo la via. Quindi sarà la Repubblica Coloniale Marziana, l'RCM, occhio e croce. Ma li stai inventando, voglio sapere? Oppure ha qualche... UNN and MCRN both went after it. Come ha fatto a finire una cosa simile? Abilità Y, orgoglio, orgoglio B. Orgoglio. Orgoglio. Orgoglio? Io gli dico pure orgoglio. Ma sì, non ho idea. Ma vi dico orgoglio. Dal momento che Mukusuluba si sta tenendo dalla rispondere, andiamo di orgoglio. Mi ero dimenticata di essere mutata. Orgoglio. The MCRN overreacted to the theft. And the UNN overreacted to the Martian fleet. Ecco quell'altro. They got into a pissing contest. And neither back down. And the belt got caught in the middle again. Got a barrel here. I'll take her. Oh no, Harlan, no. Oh, ma lui è sempre lì per prenderlo. No, quell'altro è Ryan. Ah, è Ryan. Ah, ti hai ricordato il nome, quindi. Boss Mang,
I got everything hooked up to blow the door. Head back to the lagoon and check it out. Subito. Però prima controlliamo questa nave. Hopefully we'll find enough reaction mass to get out of here. And then what? We going treasure hunting? Yeah. You think those coordinates go anywhere interesting? Quelle coordinate erano in qualche modo interessanti? Ricordiamo che Cox ci voleva uccidere per quelle coordinate. Y secondo Cox, sì, B secondo i pirati, sì. Ha influenzato la mia decisione. Voto Y. Per me secondo i pirati, sì. Voto B. Allora io volevo votare B. Tu hai detto Cox vuole ucciderci per queste coordinate. È vero, Cox vuole ucciderci per quelle coordinate. B. Cioè Cox ci ha ucciso anch'io dopo... Anch'io voto B. Ok. Non mi lascio influenzare. Because somebody thinks so. Think so with a lot of torpedoes and guns even. Ok, dai che ho trovato il passaggio super segreto nascosto. Fai saltare la porta della Leggin. Leggin. Oh no, chi hai ucciso Scivolo? E chi è il nuovo? E chi è il nuovo compagno? Oh no, siamo ripassati allo stesso punto. Che cacchio. Qual è la canzoncina di sottofondo adesso? Cioè una cosa che va a loop? Sì. Tipo le sembra la mostra di Alice nel Paese delle Meraviglie a Roma. Però questa musica è più avvincente di quella. Ah, capito. Andiamo. Torniamo alle gun. Le Gwyn. Le gun. Quella finestrella bella. Yes. Oh no. Perché lei si è scordato dove è il pavimento? Siamo pronti, ragazzi? Allora, scopriamo dove porta. Vai. Oh no. È una porta che porta. Andiamo. Explosives are set. Ma dove? Good work, Kamina. Now let the whole station see what happens to traitors who sell out the OPA to the Inyas. Lì hai ricordi del Vietnam? E si ricorda di quando era la seconda di Deus, che era quel pirata super pazzo. Magari qua troviamo la medicina. Scala. Oh no, ma è rotta, come faremo a non andarci? No, un'altra porta. Ma no, un'altra porta ancora. Questa è una protta. Protta. Saverio. Ragazzi, nessuno che usa la sandboard. Esatto. Compagno Jaira. Sì, Damund. E qui non oddio, c'è Damund. Niente. Qui non. Damund è quello che ci prova con Kara. Ma era quella? Oh mio Dio. Bravissimo. Mi è sembrato un crocifisso. Another blast door. La porta. Fine, I'll get more explosives. Bravo. No need. I should be able to access the lockdown controls from the bridge. Good thinking, Cap. Could still find more explosives. Oh, med bay. Just in case. Mi piace far saltare le cose. Yalek Pashang! If there's one thing all belters can agree on, is that the moldy filters kick ass. Ma Gappashang non significa tipo mangia merda. Yalek Pashang! If there's one thing all belters can agree on, is that the moldy filters. Non me lo ricordo il traduttore, ass. Sinceramente. Comunque, questo è il simbolo di Mangiamorte. Il serpente che scende la bocca del teschio. Vorrei dire. Moldy filters, vediamo se ci sono su Spotify un attimo. Però forse no. Beratnas, la vostra famiglia di ape di Titania vi attende a braccia aperte e con dei cannoni elettromagnetici a massima potenza per qualsiasi sabacahuala vi si metta le calcagne. Il sabacahuala non era tipo cacca? No, quello era tipo pashang. No, era caca.
Era caca, era caca. Sì, caca era caca, sì. I solenoidi che hai preso all'MRCM, ha ragione ovviamente, faranno avanzare incredibilmente il nostro lavoro qui. Siamo sul punto di possedere la prima base di terra completamente autonoma della cintura. Ed è tutto grazie a te. Il Sabakawala è qualcuno che frequenta le prostitute. Continuo a bruciare ardentemente. Ci saranno riposo e festeggiamenti a sufficienza quando sarai qui. Duferi da Belt. Che quindi penso che sia tipo francese, dato che siamo sull'Alleguin. Sì, sì, sì. Sì, esatto. Ah, perché Sabaka significa prostituta. Bitch. Ah, ok. Ok. Comunque le canzoni stanno diventando sempre più belle. Man mano che andiamo avanti col gioco. Chiediamo come sta Maya. Tell me you're still alive. Okay. Con and I had to trade a few punches, but we got her calm enough to attach the prosthetic. Aw, were you worried about me? Dobbiamo dire sì. Certo. Io direi tutto sotto controllo, ragazzi. Dobbiamo farle capire che ci fidiamo e non dobbiamo... No, dobbiamo trattarle in modo emotivo. Io voto Y. Stavolta voto Y, basta Michele, dobbiamo riuscirci con una. Of course I was. The next time you go up against Khan, at least bring a torpedo. Hey, I did okay with non l'ha presa bene. No, ma perché tutto il resto che ha detto? I'm going to find an ice pack. That went surprisingly well. Niente, Mad Bay non serviva. Via. Bridge, andiamo sul ponte. Ma da che racco? Ma da che? Ok. No, dai. Saverio. Ok. Ma si gioca, raga. Oh no. They were heading toward Titania to link up with the Belta sect there. Almost made it. Ricordiamo che Titania è anche il nome della regina delle fate nella mitologia. Vero. Una delle protagoniste anche di Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. E anche di... No, scherzavo niente. No, scherzavo niente, non l'ho visto. Moglie di? Titania, moglie di? Oberon. Oberon. Wouldn't let anyone get their hands on that tech. Good for them. Ma perché non li prendiamo noi quei solenoidi se sono così fighi? Che c'è che non ci ha fatto vedere? È andato sotto. Capriola. Ha girato su se stesso per tornare sotto. Looks like the crew tried to record a message. This message is to all Erda and Martian security forces in the area. We have received your warnings and demands, and this will be our only response. The MCRN says we have stolen their property. The UNN says we are traveling illegally in their sector. We recognize neither of your claims over us. This is our belt. Torpedoes, away! Incoming! Stand down now and let us keep our course. We will either join our OPA Baratnas on Titania or sacrifice ourselves to your destruction. There is no other option. Beltalada, who here is prepared to die for your belt? Beltalada! 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 Caldedonia. Barcellona? Io sento Caldedonia. Wouldn't surrender the tech. Sent their message in the only way the Inners understand. What was the message? La cintura non vi appartiene, B, non potete controllarci, Y. Qual è il messaggio non che hanno lasciato? Non potete controllarci. Io premerei tutti e due i tasti contemporaneamente. Per me la cintura non vi appartiene. Per me non potete controllarci. Oh no, si è paccato. Forse per me la cintura non vi appartiene. Stavo pensando, sì. Però tutte e due in realtà. Quindi quale preferisci? La cintura non vi appartiene, dai. That the Inners are the real thieves here. They take from us every day. And they'll keep doing it if we keep letting them. Brave Koyos. Koyos sarebbe testicoli? Probabile.
Abbiamo detto che i solenoidi non possiamo prenderceli, vero? No. Wouldn't let anyone get their hands on that tech. Good for them. Non c'è nulla che abbiamo saltato qui. Good for that. They were heading toward Titania to link up with the Belta sect there. Su, almost hai guardato? It. Sì, siamo appena venuti da qui. È questo settore al lato. Stazione di comunicazione. Okay. Solenoidi, tutto, tutto, certo. Yeah. Ok. Possiamo tornare giù e devi far saltare la porta che va giù? Sì, siamo andati diretti proprio lì. Cargo Bay, qua ci siamo fermati, vero? E qua siamo venuti, mi sa, perché c'è la rottura di c'era scale. C'era la scaletta rotta, sì. Ah, quindi dici che questa è la zona nuova. No, scaletta vuota, esatto. Quindi da quest'altro lato, da qui. Che rottura di scale. Mess hall, qui dove si mangia. Vediamo, c'è un po' di troca. Oh no, non c'è più l'animazione che prende a pugni le cose. No. Non ho pagato abbastanza il team di programmatori. Era, cioè, sarebbe prolungata l'uscita del gioco. Era una bussola quella, no? Tavolo da Golgo. After I wiped the Golgo one time, he declared that Golgo was frivolous and banned OPA from play. Come il Golgo, ragazzi. Typical. Golgo. Un gioco frivolo. E grazie, è tipo frivolo. È tipo pinball che fa gol con la porta avversaria. E calcio a 4. Golgo. Sta scritto gol. E calcio a 4, ragazzi. Dobbiamo giocare a Golgo. Dobbiamo inventare il Golgo. Dobbiamo inventare il Golgo. Dobbiamo inventare il Golgo. Ora la domanda è: da dove siamo venuti? Da sopra. O da sotto? Qual è sopra e qual è sotto? Da qua. Sappiamo, basta. Basta vedere le lettere. Io voglio entrare qua sotto. A quanto pare no. Ecco l'altra massa di reazione. I'll need to make a hole to pass this to the twins. E qual è il problema? Oh, e finalmente lo... faccio pure il minigioco. Ui, ui, ui. Non puoi sbagliare, è un minigioco molto triste. Oh obbligato. No. E ora? Glielo passo. Found another barrel. This is loaded. Or whatever the Inya say. Incredibile come loro sono sempre lì pronti a riceverlo. Sì, sì, sono proprio lì. Vabbè, lui sa giocare a sia a rugby che a baseball, li fa un po' entrambi. A Golgo. A Golgo. Scanner shows the engine is mostly intact. Maybe a few pellets too. Boss man, that's the far edge of the debris field. You'll be exposed. A cosa? You two head back to the Artemis. Everyone stays on the ship, but be ready to pick me up on my order. Ma posso uscire da questo buco? No. No! È finito, ragazzi. Capitolo 2, già finito. Immagini? Che stavolta è durato veramente tipo 20 minuti. Iniziamo il terzo? Michele non si ferma, andrà sempre avanti. No, ma davvero? Ma non avevo finito di controllare quella parte di nave. Ma che è finito veramente? Ma no. Niente. Ecco qua. È iniziato. Captain, we're picking up a communication. C'è qualcuno sulla nave? Sabaka, they locked us? No, in no. Broadcast. But they must know we're close. Patch it over. Dai, basta. Sono i paperati. Dobbiamo andare sneaky. Contact me to discuss the terms of your surrender. Or just sit. Cross time, perché ci sta dicendo? It's only a matter of time. Meta of time. Shit. Cap, you got to get back here. Not without fuel pellets.
stupid drone is stuck. Lo spingiamo? Sì. Lo spingiamo? Dove? Sì, di sotto, sì, di sopra, sì, di lato? Sul laser. Se non lo, se non lo fai, moriamo. Si gira, ci sparano. Dai. Secondo me... Spingiamo. Ok, non l'avevo immaginata così. Ok, non dobbiamo passare di lì. Soffritto, soffritto, prendilo. Cibo. questo è rimasto in piedi. I doubt they will all be so easy to kill. Virgil, if I respond, will they be able to chase the signal? Rimasto in piedi, vero? No, only confirm you are in broadcast range. But they seem pretty sure of that already. Ci vuoi davvero volare attorno? Put me through. Voglio spingerlo! Non puoi, Michele, cammina sul pavimento dall'altro lato. Questo non ci finisce. But keep sending your crew after me, and I'll be forced to keep killing them. Certo che questi laser è difficile non notarli, cioè sembrano una discoteca praticamente. Mi fa finirci sopra. Ops. Ah, si muovono, allora è... Questo rende più interessante. C'è un po' di platform in questo gioco. Bravo. Facciamolo dopo che siamo sopravvissuti. Secondo me, secondo me un paio di volte ci lasciamo le penne. Con l'abilità di controllo di Michele. Guarda. Ragazzi, fa cagare questo versetto, ve lo assicuro. Cioè, ci sei finito proprio di pancia, capito? Aspetta, devo vedere un attimo i controlli. Niente. Non dovevo ricordarvi della soundboard. No. Colpa tua, ora te la tieni. I doubt they will all be so easy to kill. Ah, ok, ragazzi. Ho scoperto due tasti in più. Quindi così, va così. Ok, adesso ce la faccio. Ah, e così posso segnare dove posso meno atterrare, guarda. Non so perché, ma sono sicuro che succederà che atterri proprio sul laser. Non so perché, non lo sento. Ho imparato a ruotare a destra e a sinistra, ragazzi, è fatta. Ah beh, allora. È il primo andato. No, ci finisci, non ce la fai. Ok. Ok. No, non scherziamo, ragazzi. Grazie. Bravo. Bravo. Molto, molto bravo. Se ci sono più laser, quindi vado giù adesso per vedere cosa c'è. Ma ti sparano lo stesso senza che ci sono i laser. Eccolo. Cosa? È successo davvero? Sì, davvero. Giuro che non lo sapevo. Giuro, non sapevo nulla. Me l'hai girata malissimo, sappilo. Bellissimo. Ok, mi sta divertendo un sacco questo gioco ora. Inizio a svegliarmi. Ragazzi, questo capitolo durerà tipo 3-4 ore. Aspetta, quale sopra e quale sotto? Ok. Ma no, ho perso il passo, non ce la faccio più. Esatto, ma non ce la fai più a fare quella cosa di prima. Ce lo rifai, aspetta, ce lo rifare. Ricordo che andava da qua questo. Anzi, non ce la fai meglio. Due giri. No! Avevo già premuto atterraggio. Ma non c'era prima. Non c'era, è pazzo. Ok, non posso atterrare a caso. Ho imparato questa cosa nuova. Che qui ti appaiono dietro le scale. Le persone. Io vorrei vedere il futuro. In futuro, tra un'ora. Vorrei sapere se saremo ancora qua. No. Sono bravo in questi giochi. Yeah. No. E morì di nuovo. Le ultime parole famose. Put me through. Comunque cambiano posizione. Ah sì, è vero. Ecco, è furbo il lonfo. lonfo. No! Ok, c'è... Ok, no, aspetta, se ne va fuori. No! Oddio santo. Non è che t'ha preso... Ah, ma c'era!
Ma c'era cosa? Non c'era questa parte. È perché siamo andati avanti finalmente. Oh. E mo? Ah, adesso. E mo devi andare su. Su o destra? Su. No, penso che su ci sparano di nuovo. Ah, sì. Sì, forse perché eri troppo aperto. Ma ho capito. È impossibile. Ho capito. Non ce la si fa. Appena passa oltre, via. Ok, quindi devi stare qua dietro. No, sì. No, no, dai, troppo indietro. Ah, no, perché si è riparato, giusto. I've heard of your work and your buono, sei migliorato, Miguel. But if I'm speaking to you, attento. What happened to Garrison Cox? Bravo. He attempted to double his profits. As a result, I am now captain. Dov'è il bonfire che salviamo? Ragazzi, stiamo parlando con tua San Zapata? Con un croissant, sì. Not that the OPA is any better. You must really enjoy the company of miscreants. Ok. Dottore Terry! Aspetta. No, no, no. Ma là sotto, secondo voi? No. Secondo me, visto che c'è il laser, devi andare da qua. Sì. Sì, ma devo aspettare il secondo giro adesso. Sì, 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 sì. Mamma mia, quante volte sarei morta qua. Attenzione che ti ripasta quello. Non fa niente, devo passare adesso. Ui. Corre, corre, corre. Corro, voglio. A posto. A posto. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Bra, bra, bra. Attenzione. Non è che ricominciamo da capo tutti sti laser se moriamo. No, beh, ormai la sappiamo la strada. Penso di sì. No, penso di no. Cioè, no, di solito nella Telltale c'erano. E mo? E mo siamo. Verso su. Siamo fottuti. Oh. Vai là. No. Oh, oh, non ce la faccio. Ma che precisione. Precisione chirurgica, chirurgia laser, ragazzi. Nasconditi qua dentro. Certo. Mo ti viene a trovare là. Cazzo si va. No, non è più su. Non fa niente, il raggio è a cono. Non abbiamo la testa grossa, quindi va bene. Per la parte mondo non mai. Senti, ma dove si va? Non ti puoi abbassare? No. Questo, strano, perché sembrava quasi un posto dove potessi passare lì. Ma lì da dove siamo venuti praticamente? Lì forse? Sì. È troppo lontano per atterrare, non so. Eccoci. Questa porta? Non è la porta. Bello. Erano molto più belli quelli di della Telltale. Sì, che dovevi mirare. Ma sono veloci. Della Telltale? Ma è cambiato gestione. Ah, ok. Cambiato. Però sai che non è this brutto. In like mi è piaciuto l'effetto rallentito. Keeping a crew of belters and inners from killing each other. Poi diciamo, mi sembra molto più d'azione questo qua, nel senso una parte così non c'era mai stata negli altri, mi sembra. Ci siamo menati. Sì? Sì, no, 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 questa la sparatoria sì, dico proprio dei laser e tutto, capito? Vero, laser no. First gunner. Cioè nel senso proprio così difficile da fare, nel senso comunque potevi effettivamente sbagliare sì. Diverse volte. Le papere hanno sempre ragione. Per la domanda è ora dove andiamo? Da qui? Andiamo per di qua, 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 qua. Ragazzi, questo è un super nascondiglio, quindi qui ci sarà la medicina. No, non c'è niente, manco i grilli. No, i grilli ci stanno, li sento.
You can always retreat, Toussaint. Protect the rest of your crew. Your reputation is well earned, Captain Drummer. Daniel and Yuri were... They were two of my best. But their needless deaths do not change. Enough. I've had a very long week in a crash couch because of you. Either fall back or keep sending your men to die. Those are your options. Questo laser è bello buggato. Iniziano a diventare più veloci e irregolari. Sì. No, nelle porte si può entrare solo da sotto. Notato. Ok, è qui che troveremo sicuramente la cosa. Dobbiamo stare attenti. Avvisatemi di qualsiasi porta che sto scansando. Già due ne hai le saltate davanti. Dove? A quell'altro. No, no, sono queste. Io non l'ho visto. No, sono queste. Non ho visto queste. Porte. Cioè, vedi? Okay. I laser sono veloci. Ah, ok, quella è chiusa. Va bene. Sì, in teoria sono venuto da qua. Ah, potevo passare nella porta. Mm. Oh, forse no. Oh no. Torna indietro. Rifai tutto. Ok. Ti giuro, se riparte da dove c'è il tizio sbudellato. Piango. Da lì non ci sale. Cambiamo gioco direttamente, direi proprio. Baldur's Gate. No, giochiamo a quello. Chiamiamo Dub e giochiamo a Fall Guys. Fall Guys. State giocando a Fall Guys? Sì. Io ce l'ho su questo computer. E vieni. Perché questa musica? Bella. Per farti perdere, torni indietro e ti becca il laser. Ok, devo andare da lì, quindi è 100-100 da qui la cosa magica. Eludi i pirati. Ma come fai, cioè? Ok. Questo è un mestolo, praticamente. Aspetta, fai ritornare quell'altro di là? Sì. No! Devi andare più... Vabbè, l'hai capito già, però. Certo. Aspetta. Ma... Il problema è il sopra sotto, qui che si bugga malissimo. Okay, qui che c'è? C'è un cazzo. Ah, è andata benissimo. È andata male. Ma dove mi sparano? Non lo sapevo. Ti sparano proprio quei cosi, penso, no? Ma dov'è qua? Ah, da qui, perfetto. Non è... Oddio, mi sa che è un po' lontano. No, non è qua. Qua. You can always retreat, Toussaint. Ma levati. Protect the rest of your crew. Your reputation is well earned, Captain Drummer. Daniel and Yuri were... They were two of my best. But their needless deaths do not change. Enough. I've had a very long week in a crash couch because of you. Either fall back or keep sending your men to die. Those are your options. Scendete anche qui? Non una papera. Ok. Ah no, era da lì che si doveva andare, quindi questa era tipo la parte facile per da fare, quella è la parte difficile. Ma è impossibile che possiamo passare da quella parte, non ci dà neanche un... una cosa in più per aver fatto quella zona. Nelle stanze effettivamente non c'era niente? Confermate? No, sì. E perché ci ha fatto fare... Ma non lo so. Nel caso è una scelta di... una scelta di design divino. Sbagliatissimo. Qual è il sopra e qual è il sotto? Posso... Oh no. Carburante? Ci sta un po' di propellente. Qua ci stanno. Please tell me this thing has ammo. I'm on my way. No!
Everyone, stay back! What's happening? Why are the pirates pulling away? There are always more options, Captain. I'll have the coordinates. Even if I have to comb through rubble to find them. Goodbye. You're bluffing. Hello? Toussaint! Come on. Gotta be some ammo left. PDC delivery. È arrivata Maya con le munizioni. Sei pazza o ti ho detto di restare indietro? No, io direi sei pazza. Perché dobbiamo essere gentili. Dobbiamo capire che è esatto. Dobbiamo essere gentili, non abbiamo... Ci teniamo. Sì. Non facciamo i capitani con lei. Esatto. Sabaka! Shinfanel, buonasera. So could you. Now step back and let me do my job. Lei è l'artigliera. I don't know what the fuck you two are doing, but I'm approaching your location on control thrusters for whenever we shut off. Glad you're back at your post. Ah, abbiamo di nuovo Khan. Oggi ho finito l'atto 1, mamma che figata, all'inizio del 2. Ma sempre di Baldur's Gate? Certo. E che ne so io, magari ci sono altri giochi, boh. Oh no. Space Invaders. L'altro. No. Vabbè, avete rotto le banane. Un altro. Oh no. Oh, sono arrivata la artiglieria. O forse no. Ci salvano. Dobbiamo scegliere di salvare noi Maya? No, ci attacchiamo la nave. Scinfanello, oh sì, l'inizio dell'atto 2 è davvero una figata. Sei diventato pari con Chabé. Sapete che potete giocare, ora potete chiamare gli amici per giocare in multiplayer e poi cacciare quel personaggio? È una cosa stupenda per giocare con gli amici solo alcune parti. Hai letto sia i libri che visto la serie TV? Oh no, ora ci farà scegliere se tenergli o meno la mano. La terremo. No. Esatto. We're out of range now. Whatever the fuck you did, it worked. Non abbiamo fatto niente. Ok. Bene, bene. Molto bene. Togliamo a Mucus i diritti della soundboard. No. Uffa. Oh, bacio tra il col vetro. I believe celebrations are in order. Mucus, bevi. Oh no. Posso fare qua al posto di bere? No. Dai. Perché no. Deve bere? Perché hanno riscattato il bevi Mucus. Beve così non tocca niente. Deve bere muco. Per ricordarci di idratarci. Niente, devo davvero togliere. Non volevo farlo, ma devo davvero adesso. Appena mi lascio la live, me ne vado immediatamente se mi caccio. Ma no, ma basta che togli le papere. Per il resto non le usa. Me ne vado. Fucking fuss is about. With the fuel you found, we should have no problem getting there and back to Ganymede at least. And how is the new? Fammi vedere il braccio nuovo. Sara, non ti preoccupare, ti vendicherò. Grazie. Comunque le dita, sono tutte nere tranne il dito medio che è bianco. È più usato. Mucus, devi bere. Ho già bevuto. Non ti ha visto nessuno. Allora, noi vogliamo parlare con la nuova Khan? Ma sta facendo il riposino, Olio. Non disturbarla. Comunque davvero, tutte le dita sono nere tranne il dito medio. Deve risaltare il dito medio.
Being captain isn't all fun and torpedoes. Sometimes it means having to talk to Khan. Quindi dobbiamo parlare con Khan, ragazzi. Hey, Khan. Resting. Go away. E niente. And you listen to me. Ma non possiamo... Ma Khan non vuole parlare con noi, questo è il problema. Perché non si può riscattare Mucus mangia uno stinco alla birra? Perché ci siamo fermati agli orsetti gommosi. E non li abbiamo più, quindi devo togliere un attimo quella cosa, perché adesso non li abbiamo più al momento. Sta riposando, vattene. Gli parliamo dei pirati, gli parliamo della destinazione, pirati. O chiudiamo? Pirati, pirati, solo pirati. Vai. Can you believe how vicious these pirates are? Yes. I mean, how they were willing to blow us up just to prove a point. Yes. So you don't think there's anything special about them? No. Yes, I do. Ah, okay. They seem to have more guns. Any guesses on our destination? Nada. All I know is that it's far the fuck out there. So ever hid that treasure? Non l'ho mai sentita nel sedere lupio. Good talking to you, Khan. Yeah. Ok, quindi ora sappiamo che dobbiamo lubrificarci per bene. Andiamo. Yeah. E dobbiamo arrivare lì. Eh sì. Già. Comunque su Luba non commenta. Oh, possiamo dare la polvere di funghi a Virgil. So cosa direbbe Sara, però. Va bene, questa live è palesemente... È fottuta. Allora, la console di comando non ci interessa. Oddio, in realtà abbiamo scoperto un sacco di roba nuova. Vediamo se c'è. Allora, informazioni di missione, traccia dei motori, misurazione di temperature abbiamo già visto. Nulla. Hanno fatto 10.000 navi esplorabili andando a testa in giù e qui per fare due scale. Non ci piace, vero? No. Che delusione. Me la sono cercata. No, prima diamo la polvere di funghi a Virgil. Chiediamo, vediamo come stanno? No, sono dormendo. No, dai la polvere a Virgil. Ma dov'è? Eccolo qua. Sta cucinando! Zanzara nelle orecchie. What's on your mind, Captain? Polvere di funghi! Sì, non chiediamo nemmeno, cioè. I found some mushroom powder for you to cook with. Ragazzi, stasera si mangia crema di porcini. Che è successo? Non è una soundboard questa. No? Bursting with umami. Penso che sia una notifica del gioco, tipo un achievement, ma ha fatto così male che non ha funzionato. Sì, no, perché è del tutto fuori luogo. Exceptional. Con l'atmosfera del gioco, no? Thank you, Captain. Achievement di Steam. Siamo su Epic Games, quindi boh, sì. Cox said you were hiding something. Something that Belters wouldn't like. Cox is a habitual liar. Ah, io credo più a Cox, eh. Stavolta sì. Virgi, sappiamo che i medici nascondono sempre qualcosa. Anything else you wish to share? Nothing you're hiding? No, Captain. No more than anyone else on this ship. Quindi sì. Esatto. Get some rest, Virgil. Will do, Captain. E soprattutto cucinaci una bella crema di funghi. Un risotto. Io non cercherei di far arrabbiare quello che cucina, però. Sì, può sputare nel tuo piatto. Ma siamo nello spazio, lo sputo non arriva. Si mette a fluttuare vuoto. Vabbè, mette la pentola al contrario.
così. Se fosse un cartone de, tipo Looney Tunes, la pentola si rovescerebbe addosso. Tu l'hai... no, rimarrebbe lì. Tu l'hai giocato questo gioco? Noi siamo al secondo capitolo. Lo giocheremo tutto in live. Starfield rilucida le scarpe. È vero, ho visto che stai giocando a Starfield. Com'è? No, no, non è il tuo. Guardate. Oh, lettore musicale, chiedi a Maya. What are you listening to? It's Martian music. You wouldn't like it. E noi sappiamo che siamo i Moody Flinter. I Moody, sì, esatto. I Moody Filter. Moldy Filter. Moldy Filters. Mi ricordo che sono i filtri sporchi. Filtri un po' moldi. Mettimi alla prova o hai ragione? Prova. No, mettimi alla prova. Mettimi alla prova. Mamma mia, non sai proprio flirtare, Michele. Like. Ormai non gli serve più, Savio. Ah. Poi mi dovete raccontare un po' di più. Sì, ma questa non è musica marziana. Perché? Di nuovo? Questa roba. Ma no, vedete che c'è il bollino in alto al centro? Sì, sì, sì. Ah, non è musica marziana, questa è terrestre, eh? Questo è pop, soft pop americano. Anni 70, sì, non siamo anni 90. Ma un bel lento. Dobbiamo evitare. Belle queste chitarre marziane. Questi suoni marziani. Un attimo, che Muku si sente bassissimo. Alzo un attimo il volume. Dobbiamo evitarla a ballare. Evitarla a ballare? Invitarla. Ma dici che lei sa ballare? Sì. Ah, guarda, questa canzone è bellissima comunque. Comunque sì. Shazam. No, come si chiama? Shazam. Sì. Mi sa che facciamo una cover, la pubblichiamo. È molto bella. Ah, questa è musica con copyright, quindi se avessimo tolto la musica non l'avremmo mai sentita. Pensa che sarebbe stata una scena bellissima. Sto primo piano sulla faccia e silenzio. Ogni tanto il suono dell'achievement. Io vado ad attaccarmi alla club e torno. Ti dobbiamo riscattare un altro baby Mucus. Ok, ora stai un po' esagerando però, eh. Cioè non è che è morto Cacciaride. Cioè ci stanno pure un quarto d'ora di pausa. Ragazzi, mi è tornato in mente Scooter. Esatto. Non so perché. Eppure a me per questo ho detto non è che è morto Cacciaride, Scooter. Ah, okay. Anche se è morto, eravamo tutti col sorriso. Non ci avevo pensato proprio. Sono tutti però piangendo. Sì, mi la ah, quindi questo gioco dura 20 minuti più del primo episodio. Perché ci sono 20 minuti di canzone. Ragazzi, io ho provato a trattenermi. No, però facciamola a tempo. Basta! Ragazzi, può bastare! Abbiamo rovinato completamente il momento. Ma quale momento? Ci sono solo le loro facce e la telecamera che continua a girare. Rullo di papere. E l'applauso è per le papere. Ok. Sto piangendo. Ora scopriamo che la potevi skippare. Sì, posso skipparla. Stiamo avendo. Stiamo divertendo. Però sta bene, sarà finita. Dai, è finita, vediamo il finale.
Non fare come quelli che rimuovono la canzone proprio poco prima che finisce. Perché odio. Si è ricominciato. No, ragazzi, ci sta, eh. Ultimo ritornello basso, il ritornello forte si chiude sul crash, sul crescendo. Ecco qua. Ma io non capisco. Cioè, deve essere un momento romantico questo. Lo sarebbe stato senza le papere. Si è finito. No! No! Non ci posso, basta, ragazzi, abbandono, non so. Mi sa che non finisce mai. Chi vota B? Chi vota B? Io. Io voto B. Ok. Dai, abbandono. Sono veramente con Joe Shopping. Well. Oh. No, forse non sarebbe mai finita. Non sarebbe mai finita se non avessimo abbandonato. Saremmo potuti rimanere il loop qui per tutta la notte. Immagini alle 2 di notte prima la sta canzone. Sti cazzo di marziani amano veramente la musica. È molto marziana. Io direi è bellissima. Io direi no, B. È molto B marziana. È molto marziana. Oh, no. Sono votato anche vota Y. No, mannaggia. È lunghissima, non c'è. Acoustic instruments and lyrics about war. Very Martian. That's true. Quindi forse lei è marziana. My mom used to play it for us on the guitar. Mamma mia. Half the time she'd break down crying and not even finish it. It reminded her of my dad. Dai, falli parlare. It's funny. È funny. I hate my dad. I hate the army he died for. GPGPG. Mars. Ma è vero, non c'è Fanny. Raga, ma non sarebbero belle le risate che mettono nelle sitcom? Oddio, possiamo aggiungerle, posso aggiungere gli altri suoni. Sarebbero bellissime. Possiamo molto la quando uno ha fatto palesemente una non battuta. Odio mio padre, odio l'esercito per cui è morto e odio Marte. Ma mi manca comunque. Grazie. Che grazie. La risposta... Allora, tolgo il disturbo. No, ragazzi. Questo no. Grazie per essersi confidata con noi. Grazie. What you did in the debris field was incredibly reckless. Ah, no. You disobeyed my order. And you put the whole... Oh my god. You're fucking welcome. No, ma comunque... Thank you. Anytime. C'è da dire che le scelte sono un po' fuorvianti, cioè... Il braccio di Khan e mo si mette a parlare. Khan seemed pleased with her prosthetic. That's good. Although you realize we just took the most unhinged person on the ship and gave her a bionic skull crusher for an arm. I think if Khan wanted to kill someone, she could do it without arms or legs. Vero? I'll leave you. Ah, lo stavo per fare. Wait. About that ci sta invitando nella camera d'equilibrio. Yes. Are you feeling any better? I know you were pretty scared given how tightly you were holding my hand. Mugus. Eri tu che stringevi la mia mano. Sì. Mi sembra una risposta flirtante. Vai con la Y. Y. Ti prego, basta. No, non finiremo mai. Eri tu che stringevi la mia mano. I'm pretty sure you grabbed my hand in there. Oh, yeah. Sure, we can go with that if you want. I'm just saying, I'm here if you need to talk. The only thing we need to talk about is your delusion of fantasizing about me. I get it. It must be hard for the boss Meng to express her feelings. Bene, especially adesso che to the hot Martian engineer who can totally kick your ass. Not according to that scoreboard. My point is, there's nothing to be embarrassed about. Even if you did clink helmets with me. Clink helmets? What is that supposed to mean?
I think you know exactly what it means. Bust. Helmet clinker. Aspetta, aspetta. Tasto destro. Tasto destro. Non stavo un attimo togliendo i suoni. No. Che sei cattivo. Credo che tu sappia esattamente cosa significa tocca caschi. Io direi una cosa, facciamo votare la chat se dobbiamo togliere la soundboard o meno. Sì, vi prego. Togliamo o meno la soundboard? Sì, no, o no? Se sì, la togliamo. Se no, non la togliamo. Se sì, solo a Mucus, la togliamo solo a Mucus. Perché c'è anche questa possibilità. No, perché? Ho incontrato Malus Storm a casissimo, non ci siamo ancora arrivati lì. Siamo ancora all'ultima luce. Allora ragazzi, il tocca caschi. E quindi cosa sarebbe? Cercare di baciarsi? Io voterei cercare di baciarsi. Sì, sì, sì. Andiamo, è il momento giusto. Poi adesso, di solito giochiamo nei panni di un maschio, quindi non ci riusciamo. Però adesso siamo delle ragazze, quindi ci riusciamo. Ce la possiamo fare. Vai. Ora siamo delle ragazze, sì. Ci riusciremo. Ma che typical significa? You try to kiss a woman, but forget to take your helmet off first. Oh. Eccolo. 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 No, verremo interrotti. If che I palle. If I did try to kiss you, there'd be no fucking confusion about it. Vus. Dai. Dai. You know, we could stand here talking about hands and helmets all night. Or we could go back to my room and settle it. Ce l'abbiamo fatta? Y, ragazzi. Y stavolta. Y. La deve dire lei, lo deve dire lei. Vai, esatto, vai. Y. Sì. Io sono contrariata. Perché? No, stavolta va detta quella cosa. Va detta lì. Y. Tanto, sarà lei a dire. Esatto, io direi Y. E poi ti immagini che si picchia. C'è chi piace. Vabbè, va. Io voto Y. I'm confused. Are you still trying to fight me? No. Siete stupidi. Anyway, no. Someone will definitely. È così che si fa, Mucus. Let's go. A nessuno piace la pappa pronta. Andiamo nella camera. Tranne i bambini, ai malati e agli uomini. Però guarda, abbiamo la bocca aperta. Wow. Io. Beh. Vado a godermi un po' di merito. Riposo. Ah, ok. Però prima riavvio la canzone, un attimo. No, ti prego, spegni tutto robo. Non ce la faccio più. Oh no. Non ci credo. Tazza barbecue. Affalota. Maya's the one who stole Khan's barbecue sauce. That is not at all surprising, actually. Quindi sappiamo che l'ha rubata. Andiamo a dire a Khan? No, andiamo a goderci il riposo. I'm glad Maya finally got one. This was starting to get sad. Ragazzi, sapete che non ci arriveremo mai in camera? Verremo di sicuro bloccati per qualche problema. Vale. È il momento? Parliamo con Cox? Cox. Preferisco. Are you here to let me out? No. Guarda che faccia di bronzo. Then kindly fuck off, Captain. Ma è stato picchiato da qualcuno? I fratelli. L'hanno picchiato? Cioè, me lo aspetto che lo facciano, ma non l'ho visto. Vabbè, andiamo a goderci sto riposo. Vedi, ce l'ho proprio su Gigi, ci indica proprio. Sarà più il tempo di salire a scendere le scale che goderci il riposo. Crew quarters. Ti verremo interrotti comunque, sì, troppo lungo. Ecco qua Castillo, Maya Castillo. Magari era una trappola. E con i pirati. I sleep with Maya, the entire crew will know about it. Nothing stays secret on a ship like this. Eccola qua. Is one night worth all the drama? Io voto sì, se... No, non dirlo a me. Vai da te, vabbè.
Stanza di Maya nella tua stanza, ragazzi. Dove si va? Stanza di Maya, stanza di Maya. Io dai. Vado nella mia stanza. Io vado nella stanza di Maya. No, la stanza di Maya per una volta ci devo riuscire, dai. Per una volta ci devo riuscire. Ce l'abbiamo fatta in realtà. Forza. Anche con... con cosa, eh? Quando ce l'abbiamo fatta. Con tuo man, ma ci ha frenzonato poi. Eh sì, ma poi ci ha visto Harvey a casa sua. Non me lo ricordo. Pronti quindi? Vabbè, stanza di Maya? Sì. Non abbiamo nemmeno bisogno delle protezioni. Cioè i caschi e le tute. Definitely. Maya se ne ricorderà. Fucking finally. Stavo parlando con Cox. Posso dire che le scene su Baldur's Gate sono molto più spinte? Le scene su Baldur's Gate sono molto più spinte. I thought we were dead. I know. I'm just saying. You're not allowed to die on me, Kamina Dremmer. Because I'm not losing the one person in the belt I give a shit about. E soprattutto perché ci sei anche nei sequel. Perché il regista è così lento a cambiare la telecamera? Uffa. Non ha pagato abbastanza i cameraman. Carica naso. Caricamento. Perché non potevi farne altrimenti. Mente catta. What the hell? Captain, you're gonna want to see this. There's nothing on the map. No record of any settlements. So what the fuck is that? Raga, mi sono perso un attimo questa scena, cosa è successo? Ah, ce l'ha fatta ora a uscire. È finito? Sì, mi sono perso questa scena, proprio questa. Che è successo? Cioè, è già finito? Allora, è arrivato un segnale al pilota. Uh-huh. E a quanto pare, non so se su un pianeta o su un asteroide. Un asteroide, a quanto pare c'è un insediamento. Che non è censito, che non è censito. Esatto. Ah. Ok. Quindi potrebbe essere quindi... chiunque. E poi tra l'altro ogni volta che appare il nostro personaggio dovremmo fare così. Drummer. Pare giusto. Vediamo che cosa abbiamo combinato stavolta, ragazzi. Non abbiamo trovato il cristallo laser. No. No, non l'abbiamo manco cercato, mi sa. Era una set cosa scorsa. Abbiamo detto che ci fidiamo di Virgil. Abbiamo ascoltato tutta la storia sulle operazioni di Khan. Non abbiamo trovato neanche il sigaro. Meglio? No. Ma dov'era sta roba? Della nave, immagino. Ma abbiamo visto tutto. Evidentemente ecco no. Perché faceva con l'accendino. Ecco perché faceva con l'accendino. Capito? La medicazione. Non abbiamo trovato i farmaci. Però abbiamo trovato però i funghi. Cacchi di funghi li abbiamo trovati. Ah, oh, ok, quasi tutti hanno fatto però questo. E non abbiamo scoperto nulla del passato di Virgil. Perché? Qualcuno l'ha scoperto? Aspetta, vedi il 2% cosa aveva fatto? Non ha parlato proprio, non ha voluto parlare. Ok. Sembrava me l'ha ascoltato. Non abbiamo dato lo scotch. Abbiamo dato lo scotch da dare a Cox. Ma che gioco è? Quando l'abbiamo trovato lo scotch, scusate? Cioè, dovevamo tornare nella sala del capitano, prendere lo scotch e consegnarlo a Cox? A quanto pare. Ah, quindi in pratica... Però non l'abbiamo fatto perché ci scocciavamo. Quindi in pratica dobbiamo rigirarci ogni volta tutta la nave? Sì. E tutti abbiamo passato la notte con Maya, ragazzi.
Quindi cioè, che problemi ha l'altro tipo 14%? Non lo so. È omofobo. In pratica le cose che non abbiamo fatto come gli altri perché non le abbiamo trovate. Esatto. Quindi siamo più scarsi degli altri. Oh, devo dire comunque schifo. Che rispetto agli altri Telltale... Male. No, ci sono davvero poche possibilità qui.